Desideri emozioni forti senza dover muoverti dal tuo posto? Sei al posto giusto. In questo video abbiamo compilato per te delle sequenze mozzafiato. Incidenti, guasti inattesi e momenti di panico totale. Queste immagini mostrano che persino nei luoghi di divertimento più sicuri, l'imprevedibile può succedere in qualsiasi momento. In questo video diventato virale, vediamo lo Slingshot, un'attrazione vertiginosa di Daytona Beach che proietta i suoi utenti in caduta libera ad oltre 130 km orari. Cosa definisce il successo di questo video? Non soltanto le urla e le reazioni dei partecipanti sono esilaranti, ma è anche l'effetto sorprendente che l'accelerazione ha sull'anatomia di una delle passeggere che ha affascinato milioni di spettatori. Guarda com'è al contempo terrorizzata dalla paura e paradossalmente molto divertita nel farsi proiettare a una velocità folle, a più centinaia di metri di quota. Sembra che adori questa scarica di adrenalina, quel momento intenso in cui la paura e l'eccitazione si mescolano. In queste immagini vediamo due ragazze che stanno per vivere delle emozioni forti in una giostra a propulsione. L'adrenalina è già palpabile allorché sono proiettate a tutta velocità in aria. Ma allorché l'attrazione inizia, l'impensabile accade. Un piccione spunta fuori dal nulla e viene a sbattere contro una delle ragazze sul viso. La sua reazione è istantanea, abbinante sorpresa e panico. Per fortuna è stato più lo spavento che il danno e la scena è tanto improbabile quanto esilarante. Questo conducente di mezzi pesanti stava lavorando in un cantiere in un parco divertimenti quando commette un errore monumentale. Senza rendersene conto, ha parcheggiato il suo camion troppo vicino a una giostra di altalene girevoli, ignorando completamente il pericolo imminente. Cosa che fa in modo che ad ogni giro i partecipanti alla giostra speronavano violentemente il tetto del camion, provocando così una serie di collisioni e di ferite. I passeggeri, intrappolati in questa giostra infernale, sbattevano contro il veicolo a turno, creando una scena surreale e catastrofica. Quella che doveva essere una giornata di lavoro normale per questo conducente si è trasformata in un vero e proprio incubo per i visitatori e in disastro per lui. Immagino senza sorpresa che questo incidente ha segnato il suo ultimo giorno di lavoro con loro. Questa bambina di 6 anni scivolava allegramente su uno scivolo acquatico, seduta sul suo salvagente. Tutto sembrava andare a gonfie vele finché raggiungesse l'imbuto della giostra. Qui la situazione sfugge di mano. Viene bruscamente proiettata fuori dal suo salvagente e si ritrova quindi in pericolo nell'acqua, visto che si faceva aspirare dallo scivolo e non sapeva nuotare. Per fortuna suo padre, il quale la aspettava nel bacino all'arrivo, ha reagito immediatamente. Si è tenuto pronto ad accoglierla all'arrivo per evitare il peggio. Tutto è iniziato quando un passeggero di nome Jenny Fleming stava bevendo un caffè con sua madre e che delle persone sulla nave vicina, il Carnival Mardi Gras, li hanno allertati che fosse scoppiato un incendio sul ponte allorché il transatlantico era accostato a Grand Turk nelle isole Turks e Caicos. Allora la donna è corsa all'interno e ha chiamato il 911. I video impressionanti di questa catastrofe hanno invaso i social network, questi ultimi mostranti l'incendio, di cui la causa non è stata ancora identificata. Un fumo nero spesso si sprigionava dal camino della nave, seminante il panico a bordo. Per fortuna, la squadra di intervento ha velocemente domato il fuoco. Nessun ferito tra i 2.500 passeggeri e 1.100 membri dell'equipaggio è stato segnalato e hanno tutti potuto sbarcare in sicurezza. Questa mamma ben decisa a vincere il premio della mamma più simpatica durante una festa di compleanno per bambini ha finito per vivere uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita. Vedendo che l'atmosfera fosse un po' piatta, ha deciso di ravvivare un po' la festa. Piuttosto che restare seduta con le altre mamme, è letteralmente saltata nella fossa a schiuma, sperante che i bambini la seguissero nella sua follia. Ma quello che doveva essere un momento divertente è velocemente diventato un fiasco. Dopo essersi lanciata nella fossa, si è ritrovata incastrata, incapace di rialzarsi sotto lo sguardo divertito dei bambini e dei genitori. Un ricordo imbarazzante, sicuramente, ma che ha fatto ridere tutti. Questo poliziotto di Boston ha imparato a sue spese che un'area giochi per bambini può essere più pericolosa di quanto pensasse. In un video diventato virale su TikTok, vediamo la gente in divisa tentare una discesa su uno scivolo, ma le cose non vanno come se lo immaginava. La sequenza inizia con dei rumori metallici preoccupanti.
Poi, improvvisamente, il poliziotto spunta a tutta velocità dallo scivolo, faccia in giù, derapante violentemente sul suolo. Allorché tenta di rialzarsi, visibilmente scosso, si lascia scappare una parolaccia, sotto le risa degli spettatori. Ciò che rende il video ancora più surreale è che il poliziotto, indossante la sua cintura utilitaria, perde una parte della sua attrezzatura in piena discesa. Nonostante una leggera ferita, la polizia di Boston ha confermato che l'agente non ha mancato il suo lavoro nonostante l'incidente. Aveva sicuramente vergogna di scrivere sulla sua richiesta di congedo per malattia caduta da uno scivolo per bambini. Durante circa mezz'ora, questi visitatori sono stati sospesi in una posizione terrificante, provocante il panico e l'ansia dei testimoni sul luogo. Ce ne sono che hanno ampiamente avuto il tempo di vomitare la loro colazione. L'incidente ha profondamente segnato le vittime e gli spettatori che fanno ormai appello al parco di spiegarsi e di rafforzare la sicurezza. In questo video accattivante, una donna si è ritrovata intrappolata in una giostra di emozioni forti di tipo booster, la quale manda i passeggeri a 41 metri dal suolo, con delle punte di velocità a 90 km orari. Fin dall'inizio le cose vanno storte, ma l'attaccata si stacca dal suo sedile allorché la giostra raggiunge il suo apice. In un istante terrificante si ritrova con il di dietro per aria, completamente ribaltata. È un miracolo che sia riuscita ad aggrapparsi alle sbarre di sicurezza in tempo, evitando così una caduta mortale. Il suo panico è palpabile allorché la giostra prosegue la sua corsa sfrenata. Le urla degli spettatori in basso alimentano l'intensità della scena. Fortunatamente ne esce illesa, ma questo video ricorda quanto l'inaspettato può colpire, anche in un parco divertimenti. Durante una serata a Winter Wonderland, una delle giostre più importanti ha improvvisamente smesso di funzionare, lasciando gli appassionati di emozioni forti sospesi in aria. Sì, nel cielo, la giostra, la quale gira solitamente come un orologio gigante ribaltando i suoi passeggeri, si è fermata in piena rotazione, inclinata in diagonale sopra Hyde Park. Questo guasto ricorda un altro incidente avvenuto un anno prima, in cui un'attrazione a fionda aveva mal funzionato, lasciando due ragazzi bloccati in aria. Questa volta, un guasto della corrente ha immobilizzato la giostra per 8 minuti. Gli operatori si sono velocemente occupati del problema e tutti i passeggeri sono stati evacuati in modo sicuro. Benché la situazione sia stata controllata senza feriti, questo incidente evidenzia sui rischi potenziali delle giostre di emozioni forti, anche in parchi famosi per la loro sicurezza, come Winter Wonderland. Da credere che non si è mai sicuri di nulla. In questo video accattivante, scopri un parco divertimenti mozzafiato situato in quota a Chongqing, in Cina, diventato un vero e proprio paradiso per gli appassionati di emozioni forti. Capirai perché. Questo luogo unico e insolito attira i rompicolli di tutto il mondo, pronti a sfidare le attrazioni più estreme. Pronto a farne l'esperienza? Tra le esperienze più vertiginose, vi troviamo dei ponti sospesi che sembrano galleggiare nel vuoto, così come un'altalena gigante che proietta i visitatori sopra a un dirupo di 300 metri di altezza. Guarda questi coraggiosi avventurieri lanciarsi nel vuoto, le loro urla che si mescolano al vento mentre sfidano il pericolo. Ce ne sono persino che ne perdono le loro scarpe e non solo il fiato. Sì, la vista è paradisiaca, è vero, ma a quale prezzo? E tu, saresti pronto a lanciarti per provare questa esperienza? In questo video apparentemente divertente, assisterai a un gravissimo incidente. Vi vediamo una mascotte Pikachu che partecipa a una coreografia a Singapore. Ma nel bel mezzo dell'esibizione, il costume del ballerino davanti ha iniziato a sgonfiarsi in modo inaspettato, creando un incidente imbarazzante. Non perché il quadro coreografico è stato rovinato, ma perché il ballerino era in pericolo, visto che non poteva più respirare e che il costume era chiuso su di lui come un pallone. Inoltre, sono stati necessari più minuti per tirarlo fuori, visto che era sgonfiato. Allorché Pikachu perdeva progressivamente la sua forma emblematica, degli agenti di sicurezza sono velocemente intervenuti. Il ballerino ha dovuto essere portato in urgenza per tirarlo fuori prima che perdesse conoscenza. In questo video drammatico, filmato al Cobra Adventure Park in Florida, due uomini hanno sfiorato la catastrofe allorché erano sul punto di essere proiettati in aria da un'attrazione a fionda. Seduto in una gabbia gialla, aspettavano il lancio imminente, quando, a qualche secondo del decollo, l'impensabile accadde. Uno dei cavi della giostra si rompe bruscamente. La scena, filmata da Lisette O'Brien e condivisa su Facebook, mostra il conto alla rovescia di 10 prima del lancio, interrotto dalla rottura improvvisa del cavo. Per fortuna, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito,